Ciao a tutti, ed eccoci qua in questo nuovo video. Se state vedendo questo video, molto probabilmente è perché sono arrivate le ufficialità che avrete già letto dal titolo. La prima, in questo momento che sto registrando, cioè la sera del 30 gennaio, è chiusa ormai da tempo, mentre la seconda è in via di definizione in queste ore e si stanno, diciamo, arrivando gli ultimi dettagli. Parliamo della prima e quindi della partenza di Christian Oliva. Giocatore che nella giornata del 28 gennaio, quindi di venerdì, ha rescisso il proprio contratto con il Cagliari. Una rescissione contrattuale è abbastanza interessante da analizzare perché chiaramente è una soluzione che è stata presa dopo una serie, ecco, di valutazioni. Parliamo prima del calciatore che è stato acquistato per ben 5 milioni nella sessione di mercato invernale del 2019, quando in panchina c'era ancora Maran, è stato pagato ben 5 milioni dal Cagliari dal Nacional de Montevideo, quindi uno dei vivai, diciamo, più importanti del campionato uruguaiano. Un calciatore che aveva anche con sé buone aspettative, buone qualità. Tutto questo però non è stato rispettato. Un giocatore che è stato usato con il contagocce, che adesso vado a dare un'occhiata veloce a quante presenze ha totalizzato con il Cagliari, perché io sinceramente Oliva, tralasciando la prima stagione con Maran, dove ha totalizzato ben zero presenze, io me lo ricordo soltanto nella stagione del centenario, nella prima parte della stagione del centenario, dove lì, ecco, avevamo visto un calciatore abbastanza interessante, con buone prospettive, tra l'altro, per diventare comunque un buon calciatore. Eccolo qua, 30 presenze con la maglia rossoblu, condite da due gol e due assist. Due gol che probabilmente il primo ce lo ricordiamo un po' tutti, il gol a Bergamo della trasferta appunto contro l'Atalanta, quel Cagliari che vinse 2-0 all'Atleti Azzurri d'Italia, ancora Atleti Azzurri d'Italia, poi è diventato Gewiss Stadium, e il gol invece in Coppa Italia contro l'Inter nella sconfitta per 4-1. Un calciatore che poi ha avuto anche una parentesi alla Valencia, dove non ho sicuramente incantato, e alla fine ecco la decisione di rescindere il contratto con il Cagliari. La decisione secondo me è stata presa per due motivi. Uno chiaramente per il calciatore, che qui a Cagliari, ecco, non ha mai avuto modo di esprimere al 100% le proprie qualità, e quindi una lancia la spezzo anche a favore suo. Un calciatore che forse è stato un po' messo da parte troppo presto, mentre l'altra lancia la spezza a favore chiaramente della società. Questo perché Oliva sì, aveva forse qualche interessamento sporadico dalla Serie B, da Crotone e Benevento si parlava, o anche da qualche squadra dell'Uruguay, ma diciamo che nessuno si è mai fatto avanti, nessuno si è mai fatto avanti, soprattutto con un'offerta di trasferimento a titolo definitivo. Si è parlato sempre di prestito, insomma, quindi il Cagliari si è un po' impuntato e alla fine ha deciso di lasciar partire il calciatore così. Una rescissione che alla fine, ecco, ci sta, tutto sommato ci sta e va bene così. Io comunque, un calciatore come Oliva, che è stato pagato ben 5 milioni, chiaro, mi sarei aspettato di più, sicuramente. È anche vero però che qui a Cagliari non ha mai trovato un ambiente tranquillo per poter esprimere le proprie qualità. Si era parlato anche di prestiti in Serie B negli anni precedenti, qualche anno di prestito. Alla fine però è sempre rimasto qua, ha avuto quella parentesi a Valencia dove comunque non ha fatto bene. Qui a Cagliari non ha mai trovato titolarità né con Maran né con Di Francesco, neanche con lo stesso Semplice, che comunque lo ha sempre ritenuto un elemento abbastanza futile per il gruppo, perciò non è mai apparso come un protagonista, ecco, diciamo così. Quindi gli facciamo il nostro migliore in bocca al lupo, chiaramente però, mi raccomando, suerte Totò. Parliamo poi della seconda trattativa, che in realtà è ancora in via di definizione. Parliamo chiaramente di Martin Cáceres, difensore uruguaiano, secondo difensore uruguaiano che lascia il Cagliari dopo chiaramente Diego Godín. Quasi tutti uruguaiani quelli che lasciano il Cagliari in queste sessioni di mercato, sono ben tre: Oliva, Cáceres e Godín.
Chissà se nelle prossime ore ci sarà anche un altro uruguaiano, non ne parleremo in questo video. Martin Caceres sembrerebbe praticamente ormai vicinissimo al Levante, squadra che gioca chiaramente in prima divisione spagnola. Parliamo però di Caceres, difensore che è stato portato qui in Sardegna nel mercato estivo del 2021, uno degli acquisti praticamente fatti last minute, si può dire così, uno degli ultimi acquisti fatti nella sessione di mercato estiva, insieme a Keita, per esempio, così per un po' rattoppare. È stato preso tra gli svincolati, un giocatore che ha militato per tanto tempo in Serie A, ha militato veramente per tanto tempo in Serie A, ben 180 presenze tra le maglie di Juventus, Fiorentina, Lazio, Verona e Cagliari. Quindi 5 squadre si è girato in Serie A. Contiamo poi anche chiaramente diverse presenze con la maglia del Barcellona, con la maglia del Siviglia, con la maglia del Southampton. Quindi non stiamo parlando di un calciatore che, ecco, è proprio uno scandalo. Però qua Cagliari non ha mai dimostrato le qualità che lo contraddistinguono, quindi la grinta, la voglia, le sue capacità comunque difensive. È stato messo, diciamo, anche in un ruolo che secondo me gli si addice, cioè quello di braccetto di destra nella difesa 3, giocatore che poi si può dilettare benissimo anche come terzino destro, cosa che ha fatto anche spesso, soprattutto quando Mazzarri ha adattato la squadra con il 4-4-2. Però chiaramente lui non ha mai incantato, se vogliamo. Qualche presenza, qualche buona prestazione l'ha fatta, ma insomma sono più i bassi che gli alti queste 14 presenze di Martin Caceres con la maglia rossoblu, condite anche da un gol e da un assist. E chiaramente in campionato, poi in Coppa Italia abbiamo anche lì una presenza contro il Cittadella. Parlando poi chiaramente delle altre squadre interessate a lui, c'erano diversi interessamenti anche per il calciatore, c'erano interessamenti dalla parte della Salernitana, della Sampdoria, che però non ha fondato mai il colpo. C'era stato poi l'interessamento del Cadice, che in queste ultime ore è stato proprio sorpassato dal Levante. C'era anche l'interessamento, mi sembra, di un'altra squadra spagnola, il Getafe, se non sbaglio, e anche da parte del Karagümrük, quindi quella famosa squadra che sta praticamente prendendo mezza Serie A, mezzi scarti della Serie A, perché diversi calciatori della Serie A sono ormai finiti in quella squadra. E poi c'era anche l'interessamento del Bordeaux, se proprio vogliamo, quindi anche dalla Francia. Perciò il mercato per lui c'era. Il mercato per lui c'era e alla fine l'ha spuntata, se vogliamo, il Levante, che si porta a casa un difensore che sinceramente non rimpiangerò, assolutamente no. Considerando poi che abbiamo già rimpiazzato le partenze sia di lui che di Godin con chiaramente Lovato e Goldaniga, si parla anche di Izzo, ma insomma ne parleremo forse in un prossimo video, vediamo un po' se si concretizzerà questa trattativa. Proprio in queste ore si sta parlando di un avvicinamento anche di Armando Izzo, anche per via, ecco, di una possibile partenza di Luca Cepitelli. Io sinceramente tutto questo mi sembra complicato che si possa realizzare in pochissime ore di calciomercato, ma ecco, staremo a vedere cosa ne sarà. In ogni caso non si parla di cifre per il momento per quanto riguarda Caceres, perciò non possiamo parlare, ecco, di grande guadagno da parte del Cagliari. Sicuramente ci leviamo il peso dell'ingaggio del calciatore, che sicuramente è già una cosa importante da parte della società, perché sicuramente sia Godin che Caceres di certo non prendevano spicci. Perciò mi sembra, ecco, una trattativa giusta e corretta, considerando che ormai il calciatore era stato messo fuori rosa dopo la partita, mi sembra, contro l'Udinese, se non vado errato. Quindi insomma non gioca ormai da tempo, era stato anche convocato tra l'altro dalla nazionale dall'Uruguay. Però chiaramente anche lì non è che sia tutto sto granché, insomma. Detto ciò, fatemi sapere voi cosa ne pensate chiaramente riguardo queste due cessioni. Non so quando lo vedrete questo video, molto probabilmente quando si concretizzerà proprio questo tema trattativa tra Caceres e il Levante. Io vi saluto, forza, castedu sempre e ciao ciao.